Silvia Argiola, il pezzo che presenti qui a Francoforte alla mostra Mutazioni rappresenta un momento inaugurale di una nuova fase della tua pittura, quasi una sorta di tua mutazione personale nella tua ricerca artistica. In che senso si sta sviluppando questo nuovo momento creativo? E sto lavorando più sul rapporto uomo-natura e sull'idea di ricongiungimento del corpo dopo la morte con la natura. E sto dando più spazio alla natura stessa, più che alla figura, perché comunque penso che alla fine ciò che mi interessa di più è studiare i mutamenti del corpo nel rapporto con la natura. Sei molto interessata ai linguaggi poetici femminili e sei appassionata soprattutto delle poetesse Silvia Plath e Antonia Pozzi. In quale modo c'è un filo che può legare la tua pittura al loro linguaggio espressivo? Nel senso che quando leggo una poesia cerco di non capire tutto ciò che loro dicono, perché alla fine ciò che è giusto nell'atto creativo è capire il senso, non tutto, perché non si può capire tutto. Dunque io cerco di prendere ciò che comunque loro volevano darmi ed è quello che vorrei che lo spettatore davanti alla mia opera prendesse, cioè proprio il senso, non tutto, io non voglio comprendere tutto, ma solo anche una piccola parte.